Il Bari si conferma outsider di Coppa, superando l'Udinese al termine di una gara vivacissima, ricca di contenuti tecnici interessanti, giocata ad un ritmo sostenuto. Il Bari impeccabilmente concentrato, ben disposto tatticamente, agile nelle manovre di rimessa, passa in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco e Galluzzo di testa che raccoglie un invitante corner di Piraccini. All'Udinese bastano 120 secondi per riportarsi in parità e Federico Rossi sul lancio di Edinho a battere Mascella. Il Bari autoritario dopo 4 minuti si riporta in vantaggio, cross di Giovanni Loseto e Piraccini di testa batte ancora una volta Brini. Con Zico bloccato magnificamente da sola, l'Udinese non riesce ad essere irresistibile in avanti, il Bari schizza rapido in contropiede e sfiora ancora una volta il gol con lo stesso Piraccini. Nella ripresa l'Udinese non riesce a trovare proiezioni offensive efficaci, si limita ad effettuare dei cross facilmente controllabili dalla difesa del Bari. Bari che usufruisce di ampi spazi e si rende ancora insidioso in contropiede con Lopez a 5 minuti dalla conclusione.